La cucina dello chef Domenico Bartolomeo, membro della Federazione Italiana Cuochi, nasce dalla passione per il buon cibo e per la tradizione. Lo chef infatti delizia la clientela con piatti ideati seguendo i sapori della cucina italiana e in particolare ti porta dall'Emilia Romagna alla Sicilia attraverso un percorso di gusti unici e sperimentazioni d'autore. Via De Gusto è adatta a qualsiasi esigenza, accoglie gruppi di persone per festeggiare eventi privati, cene private o aziendali, ma anche una location ideale per bambini, grazie al suo magnifico giardino con vista panoramica. Il ristorante infatti dispone di posti a sedere all'aperto e di un comodo parcheggio interno. La gestione è giovane e accogliente, pluriennale esperienza nella preparazione di piatti raffinati e maestria per i particolari abbinamenti di cibi e di ingredienti. Non sono le uniche però caratteristiche del Villa del Gusto. Il ristorante infatti pizzeria vanta una location suggestiva quasi incantata di altri tempi, dove è possibile godere nelle giornate, in particolar modo primaverili ed estive, il sole del giardino con un fresco aperitivo, oppure gustare uno dei piatti della tradizione romagnola e siciliana. Il ristorante pizzeria Villa del Gusto si trova in via Colombaria numero 15 a Poggio Toriano, nella provincia di Rimini. Come nasce la passione dello chef Domenico? Questa è la domanda. Potremmo dire che il comune fa il mago. Era un ragazzo comune, Domenico, infatti, che si dilettava sui campi di calcio, sua grande passione. Come calciatore, deve aver capito che il pallone non regalava le stesse emozioni che provava tra i fornelli, ed ecco che tra un tiro e l'altro, il campo da calcio diveniva la cucina di casa. L'abbigliamento tecnico, quello da chef, bianco di tradizione, e il gol più bello, un piatto ben riuscito da provare prima tra le mura amiche ed infine alla clientela, fino a raggiungere l'apice dopo tanta gavetta con la consacrazione dell'apertura del Villa del Gusto, là dove nascono le migliori ricette emiliano-romagnole e siciliane. Sentiamo ai nostri microfoni proprio il titolare. Con Domenico il titolare, ancora una grandissima serata qui a Villa del Gusto, una per il chef particolare, continua sempre questa particolarità di mercoledì sera. Sì, dai, diciamo che ormai ha preso dei bei ritmi. Vedo che i nostri ospiti sono sempre più felici, da 4, da 5 tornano in 15, in 20, è la cosa più soddisfacente che ci possa essere. Ci si diverte come sempre. Ho visto che è cambiato anche un po' di animatori, ci sono degli animatori diversi, qualche luce in più, stasera riusciamo anche con le nostre telecamere a vedere qualcosina in più nonostante il buio, tutto pieno, quindi non ci rimane che dirti davvero bravo. Sì, diciamo che stiamo sempre migliorando, quindi ogni piccolo difficoltà, ogni piccola cosa che ci si presenta cerchiamo subito di migliorarla, ecco perché oggi trovi anche un po' più movimento, un po' più di illuminazione, perché cerchiamo sempre di migliorarci. Senti, arriva il tamburo dalla riviera, molti turisti e anche molti cittadini di Rimini si chiedono, locale bellissimo, giardino aperto al pubblico in estate, ma in inverno vediamo un ampio locale, un locale così immenso, cosa si fa in inverno qui? Beh, d'inverno diciamo si ripropone l'evento e si crea una serata a tema dove si può ballare tranquillamente, quindi cerchiamo sempre di divertirci. Il divertimento è per noi una cosa molto importante, cucina e musica sono due cose che insieme si sposano benissimo e noi ci divertiamo tanto a creare dei piccoli eventi dove i nostri ospiti mangiano e si divertono nello stesso posto. Ricordiamo sempre che è un locale che racchiude anche queste serate le famiglie classiche, normali con i bambini piccolini, ma anche tante coppiette e anche tanti amici giovani. Sì, esatto, noi abbiamo una grande fascia di ospiti, dal bambino più piccolo alla persona più anziana, che riusciamo a raggruppare tutti e farli divertire tutti allo stesso modo. Questa è la cosa più bella. Il menù poi è vario, no? Perché si passa praticamente dai piccoli assaggini, cassoncini, abbiamo visto fritti davvero molto buoni, poi si assaggiano anche addirittura le pizze. Sì, diciamo che facciamo un menù molto ampio, addirittura con piatti vegani, vegetariani e celiaci, perché anche stasera abbiamo tra noi molte persone oggi molto intolleranti, quindi riusciamo ad accontentare tutti e sì, cerchiamo appunto di fare delle cose molto diverse da mercoledì a mercoledì. Ecco, ricordiamo anche la procedura, prenotazione si raccomanda sempre in virtù della serata particolare, ma anche il prezzo, ricordiamo un po' tutto come funziona. Sì, diciamo che la prenotazione è obbligatoria a far fronte della nostra preparazione, perché per non trovarci in difficoltà, anche per avere la postazione seduta in giardino, perché i posti sono molto limitati. Il costo è semplicemente di 15 euro a persona e il buffet è illimitato, si mangia a quel che si vuole senza problemi, senza giri, limitazioni, è compreso nei 15 euro c'è il drink a scelta che facciamo anche scegliere tra vino, prosecco, uno spritz, una birra o quello che uno è abituato a bere. Senti, ti avevamo lasciato con qualche riconoscimento in meno, adesso ci ritroviamo, una bacheca con i colleghi delle nostre testate Corriere Romagna che ti hanno dedicato un articolo.
articolo, giustamente, un riconoscimento in più, spiegacelo tu. Sì, niente, era un articolo che doveva nascere, diciamo, già da febbraio, quando ho vinto la medaglia d'oro ai campionati italiani di cucina. Fortunatamente hanno pubblicato il mio articolo, mettendo le mie foto e parlando della location, della Perichef, che noi comunque prepariamo. È stata una sorpresa anche per me, quindi è stata ben accolta. Quindi, invertiamo i ruoli, ti posso chiedere io l'autografo? No, nessun autografo, siamo tutti amici, ci divertiamo e mangiamo. Alla Villa del Gusto, questo è. La cucina chiama, ti lasciamo andare. Grazie Domenico. Grazie, grazie a voi e buon proseguimento. Siamo con Linda qui alla Villa del Gusto. Come procede la serata, ti chiediamo innanzitutto, e cosa ti chiedono in particolar modo i tuoi clienti? Bene, la serata sta andando molto bene, abbiamo una grande affluenza e generalmente i cocktail che vado a preparare sono quelli classici, quindi lo spritz, i prosecchi, ma abbiamo anche ideato un nuovo drink che è quello della Villa del Gusto. Dicevo col tuo titolare, questa è una serata particolare, ma anche un locale che racchiude molte famiglie, ma anche tante coppiette, tantissimi gruppi di amici, no? Sì, esatto, è un locale adatto a tutti, anche a giovani, a gruppi di persone, a gruppi di ragazzi, a gruppi di famiglie, di amici, proprio per passare una bella serata tutti in compagnia e mangiando anche bene. Noi gli spettatori abbiamo fatto vedere nel corso di questa diretta cosa c'è al di là del locale, un bellissimo panorama. Allora, supponiamo che tantissima gente, anche dalla tua età, tu sei giovanissima, non diciamo ovviamente l'età, che arrivano da Rimini, tu per portarli qui cosa gli dici innanzitutto? Beh, che potete benissimo vedere un bellissimo panorama, dei bellissimi monti, potete vedere il mare, potete vedere l'atmosfera che questo locale può donarvi una serata estiva, quindi venite alla Villa del Gusto. E per ultimo, quante coppie hai visto nascere qui alla Villa del Gusto? Beh, per ora qualcosina, non troppe, quindi aspettiamo tanti single da poter raccoppiare, diciamo così. Ti lascio fare un saluto ai nostri spettatori. Ciao a tutti, vi raccomando, vi aspetto tutti mercoledì qui alla Villa del Gusto. Ciao, grazie.